Benvenuti al corso di formazione e informazione del personale secondo l'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Il provvedimento, predisposto dai ministri del Lavoro e della Salute, vuole essere una pietra miliare per contrastare il tragico bilancio di oltre 1.000 morti all'anno. Una nota del Ministero della Salute segnala infatti che ogni giorno si verificano 2.500 incidenti sul lavoro, muoiono 3 persone e 27 rimangono permanentemente invalide. Nel 2008 le morti bianche, secondo i dati INAIL, sono state circa 1.200. Oggi sono oltre 800.000 gli invalidi del lavoro e quasi 130.000 i superstiti decaduti sul lavoro. Ben capite, secondo queste cifre, quanto è elevato il costo per lo Stato dell'infortunistica negli ambienti e nei luoghi di lavoro. Le cifre che abbiamo appena visto testimoniano la persistente gravità del fenomeno infortunistico. Una delle principali cause di morte è, con quasi il doppio dei decessi rispetto agli omicidi, la seconda causa di morte in Italia. La sicurezza dei lavori rappresenta una priorità assoluta per il nostro Paese. Questa consapevolezza deve spingerci a un costante impegno per valorizzare e diffondere una cultura di maggiore attenzione e precauzione negli ambienti lavorativi, dove l'attuazione delle norme a tutela della salute e della vita dei lavoratori deve essere piena ed efficace.